io credo che potrei forse agganciandomi a quello che è stato detto prima dell'Europa, dire che sì, effettivamente noi quello che vorremmo è un'altra Europa, ma non possiamo in questo momento aprire troppi fronti e che noi come italiani probabilmente dovremmo fare anche metterci una mano sulla coscienza e sul cuore e dire che forse non abbiamo saputo fare sistema paese in Europa come hanno fatto gli altri. Non abbiamo creduto a suo tempo che l'Europa avrebbe avuto così tanta influenza sui nostri destini. Oggi che a Bruxelles si decide l'83% di quello che poi viene deciso a livello nazionale e regionale, ci troviamo con un gap da recuperare e ci troviamo con una macchina poco rodata, ma mi sembra che il gap lo stiamo recuperando, anche soltanto se andiamo a vedere la presenza dei parlamentari che purtroppo, ahimè, negli anni passati piangeva, negli illustri passati, con magari scendendo anche al di sotto del 30%, oramai siamo nella media europea e siamo vicini all'80% come media, con colleghi che stanno anche presenti al 100%. Per cui questo, diciamo, tanto per dare a Cesare quel che è di Cesare. Io credo anche che al punto in cui siamo, possiamo dire che il nostro commissario italiano, per esempio Tajani, sta facendo un grande lavoro proprio a favore soprattutto delle piccole e medie imprese. Ha riportato al centro della politica europea il discorso di una politica industriale. Noi per la prima volta ci troviamo di nuovo a parlare di un consiglio che si riunisce e avendo al centro la politica industriale. Dopo l'ubriacatura che avevamo preso collettivamente pensando di poter rinunciare al manifatturiero, pensando ad un'Europa che si basava esclusivamente sulla finanza e sui servizi, noi finalmente torniamo alla base dell'economia, ai fondamentali, all'economia dei capannoni, all'economia delle piccole imprese, all'economia delle piccolissime microimprese che sono la spina dorsale dell'Europa, ma soprattutto dell'Italia, perché se andiamo a vedere le dimensioni, ce lo ripetiamo solo per ricordarcelo tra di noi, delle nostre aziende, sappiamo che più che piccole e medie sono piccole e micro imprese, spesso coincidenti con la famiglia, con il modello familiare. Era stata questa anche la base, io vengo da Padova, dal cuore del Nord-Est, di quello straordinario momento di crescita del Nord-Est che tutto il mondo era venuto a studiare. Non c'era niente di misterioso, era un modello economico che si sovrapponeva assolutamente ad un modello anche sociale. E accompagnato però all'epoca, mi preme ricordarlo, da una straordinaria intelligenza di un sistema bancario territoriale che aveva saputo accompagnare questa crescita, aveva dato ossigeno a questa crescita, cosa che oggi manca perché mancano i crediti, mancano i liquidi, manca tutto quello che serve. Anche qui Tajani aveva messo allo studio, rendendosi conto che questo era il primo problema delle nostre piccole aziende, un gruppo per studiare, per esempio, perché i soldi della Banca Europea degli investimenti, che soldi ne ha, non arrivava al territorio, perché c'era qualcosa che non funzionava nel rapporto con le piccole, con le banche territoriali locali che dovevano fare da tramite. E anche lì delle soluzioni si sono trovate, mettendo in campo anche la Cassa Depositi e Prestiti, che adesso sembra infatti coinvolgendola sembra che si riesca ad avere un risultato maggiore. Certo, siamo in un momento difficile ed è importante che le istituzioni a tutti i livelli siano vicino a questa che è la struttura più importante della nostra economia, le piccole e medie imprese, che li aiuti ad andare all'estero, non per delocalizzare, ma per internazionalizzarsi, perché questo è quello che sta facendo anche la Campania, mi sembra, no? L'accompagnamento di queste che sono le nostre eccellenze, perché le nostre eccellenze sono fatte di tutte nicchie, di tutte piccole, piccolissime imprese, tant'è che io sono profondamente convinta che il nostro futuro sia legato a questo. Un professore, chiedo perdono, non ricordo in questo momento il suo nome, dell'Università di Venezia, Ca' Foscari, ha scritto un bellissimo libro che secondo me rappresenta tutto questo, tutto quello che voi state facendo e tutto quello che noi come italiani e come Italia possiamo fare
per ridare futuro, per ridare benessere, per ridare prospettive, per creare nuovi posti di lavoro. Ha scritto un bellissimo libro, il cui titolo dice già tutto, Futuro artigiano. Non perché voglia tornare alle forme di artigianato che pure sono parte della nostra storia, della nostra realtà, del nostro presente e continuerà ad essere anche parte del nostro futuro. La bottega all'italiana, no? È stata nei secoli all'ombra dei campanili dell'Italia, dei 100 comuni, delle 100 città, è stata fucina di capacità, di eccellenza, di arte, tutto quello di cui andiamo fieri e per cui il mondo ci ama. Ma futuro artigiano nel senso che anche a livello industriale, dalle piccole aziende alle grandi, grandissime, noi dobbiamo come italiani saper portare quella capacità, quella creatività, quella eccellenza che abbiamo fatto conoscere al mondo attraverso il nostro artigianato. E credo che questo sia un messaggio, non solo forte, ma anche positivo, propositivo e che ci rende in qualche modo, ottimisti. Quindi buon lavoro alla Campania, buon lavoro a tutti gli amici che sono qui. Io credo che anche questa partecipazione al NIAF sia un passo importante verso questo. Il ponte che si fa, no? Da una sponda all'altra dell'oceano, dall'Europa, dall'Italia all'Europa, agli Stati Uniti, credo possa essere soltanto una cosa positiva per tutti quanti noi, quindi grazie per questa opportunità, buon lavoro e il filmato se non è ancora arrivato ce lo vedremo questa sera.